Vi farò vedere una delle zone più belle qua di Venezia, di Jesolo, che sono le lagune. Bene fin qua? Benissimo, grazie. Oh. Non c'è niente di più bello. I posti li rendiamo noi speciali, non sono i posti speciali per noi, siamo noi che rendiamo i posti speciali. Qua sono stata 8 mesi, è stato bello. Goodbye, addio. Non ci posso credere che questo momento è arrivato. Sono uscita di casa senza guardare indietro, non ci voglio neanche pensare. È meglio che non parlo neanche, basta, è finita. Finita! Eccomi! Fatto presto da Londra al mare a fare il bagno. Questo sarà veramente interessante. Praticamente vi farò vedere una delle zone più belle qua di Venezia, di Jesolo, che sono le lagune. Anche con la barca che noi andiamo verso Torcello, Burano e facciamo l'aperitivo lì e vediamo il tramonto. Oggi c'è una giornata meravigliosa. Quindi questo video sarà stupendo. Tramite Instagram, tramite anche un'altra amica che ha già fatto questa cosa, andiamo con queste biciclette mezze elettriche con la pedalata assistita. Andiamo fino a Treporti e da Treporti prendiamo la barca e facciamo il giro in laguna con la barca e con le biciclette. Vi metto anche qua sotto il loro Instagram. Andiamo, adesso vi faccio vedere, bellissimo, bellissima, tutta la pista ciclabile è perfetta, è bellissima, wow, bellissimo, abbiamo fatto il giro del ponte, siamo scesi qua, siamo una bella compagnia, spero mi sentite bene, lì ci sono le bilance, guarda che meraviglia. Località di Lio Maggiore, avete mai sentito? Sì. Lio Maggiore, ok. Lio Maggiore e Lio Piccolo, giusto? Ok. Tanti anni fa, ok, stiamo parlando del 700, ok? Lio Maggiore e Lio Piccolo erano collegate a terraferma, era collegato tutto uno e faceva 40.000 abitanti. Poi con le invasioni barbariche, ok, hanno deviato i canali, la guerra e ha portato tutti gli abitanti di Lio Piccolo e Lio Maggiore a vivere a Venezia. Da là Venezia ha iniziato a popolarsi. Wow! Quindi stiamo parlando dei tempi della Serenissima. Che sarebbe? Ok, 700. Detto questo, di fronte a noi abbiamo una torre, la vedete? Lungo il percorso vedete che ne troveremo diverse. Queste torri servivano per guardare il nemico quando arrivava via laguna. Adesso andremo avanti a pedalare. Di fronte a noi qui c'è una casa. Quella là è l'isola di Falconera, un'isola privata gestita da due ragazze che hanno ereditato dal nonno e si può affittare l'isola, si possono fare eventi, quindi matrimoni, cerimonie, tutto quello che viene dietro e in più è un bed and breakfast, quindi si può anche dormire. Loro sono famosi, hanno vinto premi su premi negli ultimi anni come miglior miele d'Italia e da 3 anni fanno anche l'allevamento di ostriche. E adesso qui a settembre gireranno un film sull'isola.
Avete visto, adesso qua siamo a Tre Porti, in questa casa con queste signore che credo sia una gestione familiare. Qualcuno qua che ha la barca che ci porta in giro. Lasciamo qua le biciclette e partiamo. Non vedo l'ora. Arrivederci. Che carine. Ci siamo. Buonasera. Che bello. Direzione qua, siamo lontani, questa direzione qua avevamo la bocca del porto, quindi avevamo il Mose, il famoso Mose che va in protezione della laguna, quindi se va fuori in mare, ok, che avevamo Punta Savioni alla nostra sinistra, quindi spiaggia, verso Cassavio, Caballarini, Jesovi, via, tutto il litorale della spiaggia, girando verso destra, siamo lontani, se va al Lido di Venezia per dopo arrivare a Venezia. Questa isola qua gigante, qua grande, è un'isola di 10 km, si chiama Sant'Erasmo. Dove andiamo di Burano, l'isola di Burano con il campanile storto. Stai bene? Non è te verde. Che cos'è? Prosecco? Faccio cambio, non lo bevo. No? Che buono! Troppo felice di essere qua, è veramente una gita meravigliosa, stupenda, vale la pena. Per quello che paghi, vedi, fai un'esperienza unica, quindi sì, super consiglio, fatelo anche voi. Qua ci siamo fermati a bere un aperitivo, guarda che meraviglia, no, questa isola è stupenda, questo posto è meraviglioso, sono tanto felice di essere qua e di aver avuto questa possibilità di vivere questa esperienza, bellissimo. Si sta bene? Sì. È fresco, vero? Sì, si campia di aria. Certo. Qua, sì, sta un po' meglio. Buonasera. Sì, arrivederci. Come chissà cosa sarebbe vivere qua, questa isola. Certo. Ma adesso... vivere qua tutta la vita che non sai un po' cosa succede nel resto mondo, del mondo, in questo paradiso. Potrebbe anche essere una bella cosa, sai, non sapere. Io penso che potrei vivere qua forse tutta la vita adesso. Arrivato dopo a questo quello... punto, sì, dopo sì, quello, dopo che, quello hai visto... che ho già visto e vissuto, potrei stare qua. Oddio, invecchiare e morire no, non lo so, però. Perché sei una che è sempre alla ricerca, alla scoperta. Io mi annoio, penso sì. Che faresti fatica. Praticamente è una giornata indimenticabile, tanto che sì, vedrete tutto qua. Io sono già stata qui, in questa isola, un'altra volta, è sempre bella. E ti porta tante emozioni, tante cose belle, capisci? Quanto bello è il pianeta Terra, quanto
stanno arrivando le zanzare. È bellissimo. Non saprei cos'altre, che altre parole usare per descrivere questi momenti. Noi adesso guarderemo il tramonto in barca, ci facciamo un aperitivo che è tutto incluso in questa gita. A me di solito non piacciono le gite, però questa è stata meravigliosa, la farei ancora. Guarda che bello questo posto. Come si chiama? L'osteria contemporanea. Qua è pieno di zanzare, ragazzi. Guarda, mi ho tirato fuori questo dal Brasile. Porca puttana, stanno mangiando. Anche aiuto, io odio le zanzare. A Londra non ce n'erano, ma guarda che bello questo posto. Insomma, abbiamo fatto anche una bella passeggiata di mezz'ora. Ci aveva lasciato. Che bici? No, abbiamo fatto bici, camminata. Abbiamo fatto triathlon. Ci manca solo nuotare. Guarda che meraviglia, cos'è questo? Bere? Che carino. Guarda qua i fiori. Guarda questa porticella. Oh, mamma mia, che meraviglia. E questo all'isola di Mazorbo. Non so se siamo all'isola, siamo all'isola di Mazorbo. Questa. Mi scusi, questa è l'isola di Mazorbo? Mazorbo? I don't know. Is it? Yes, yes. Ah, yes, ok, yes. Is this Mazorbo? Thank you. Benissimo. Living. Questo è un ristorante. Madonna, che meraviglia. Guarda che meraviglia. Quindi niente, avevamo solo attraversato quel ponte e da Burano siamo passate a Mazorbo, isola di Mazorbo. Adesso non lo so, siamo qua che camminiamo, sono anche stanca. Qua c'è un altro ristorante molto bello, pieno. È strano perché tu vedi nell'isola non c'è nessuno, non c'è nessuno in giro che cammina. Però qua il ristorante è pieno, guarda. Questo si chiama Trattoria Maddalena. Pesce, carne, primi. Bello. Spero tanto vi sia piaciuto questo video, io mi sono troppo divertita e ci vediamo alla prossima. Ciao, bacio!